Nella cappella dell'opera Don Giustinollus, un luogo importante per te, Aldo, ma partiamo da principio, perlomeno da parecchio tempo fa, da quando avevi 14 anni. Sì, è il mio primo arresto, 14 anni, fuggito da casa, il mio re portaportese, e da lì è cominciato tutto, l'escalation della malavita, nel malaffare. Fuori qua dalla cappella c'è una foto. La foto di mio fratello morto per overdose con Papa Polacco. Non avevamo fatto niente, lì ho cominciato sia a drogarmi che a spacciare, insomma, la rabbia che uscì da fuori, forse pensavo che potevo fare di più per mio fratello. Però c'era qualcuno che diceva che c'era del bene in te. Sì, sono Angelina, che andò Antonio e io diciamo che è il mio angelo custode. E la vedo passare, io stavo una gherla piccoletta, piccolina, no piccoletta, scusa sono Angelina. E mi incontrai e mi dice, eppure tu sei buono Aldo. Io mi giravo, dicevo, ma questo ce l'avrà con qualcun altro. Volevo fare una scelta della mia vita, ho detto no, voglio cambiare vita. E ho chiamato lei. E lei mi ha dato l'indirizzo di questo sacerdote, Don Antonio Coluccia. Insomma, come si diceva il Don Antonio. Dovete uscire questo prete, questo prete biondo, occhi, 40 anni, ha detto questo è un solo, non è prete, dicevo, scusate il termine, ma io è quello che ho pensato in quel momento. Ma ha parlato un attimo, ha guardato dentro gli occhi, c'è stato uno che riesce a leggere. E mi ha detto ti prendo. Eccomi qua, adesso è un anno, un mese, stanno dei momenti di attrito, perché oggi la convivenza è quella che è, si litiga in quattro in famiglia, pensiamo che siamo 22 tutti uomini, che può succedere delle volte. Però riusciamo sempre con le scuse e con l'abbraccio a risolvere tutto. Aldo, questa croce che cosa significa per te? Adesso posso dire che significa tutto, perché questa croce nel momento che ho incontrato la fede, ho incontrato Cristo. Questa scritta è stata fatta da me, ero un ginocchiato, ho finito da fare questa scritta, ho stato occhio a questa croce, là l'ho abbracciato. Che voleva dire abbracciare la croce? Abbracciare la fede, abbracciare quello che Don Antonio si insegna tutti i giorni, essere umili, servire, aiutare l'altro. Faticoso però. Non è faticoso, anzi, io ho scoperto che facendolo mi rinnovo tutti i giorni.